Buonasera, buonasera e benvenuti alla consueta appuntamento con il terzo tempo live, le 22:59, l'Ascoli espugna l'Adriatico, Giovanni Cornacchia finisce 3-2 per i bianconeri dell'ex Andrea Sottil, notte fonda per quanto riguarda i biancazzurri. Questo era il crocevia della stagione, il Pescara ha perso in 10 dal 36esimo del primo tempo, doppio giallo per Scognamiglio, poi il gol di Bidawi, slalom speciale in area, biancazzurra e la rete del giocatore classe 90, la prima con la maglia bianconera, è uno dei rinforzi di gennaio del sodalizio bianconero. Poi però il Pescara è riuscito a riequilibrare le sorti del match, perché è pervenuto al risultato di parità con De Sena, si è addirittura portato in vantaggio al 49esimo minuto, al 47esimo minuto per la precisione, cioè al secondo della ripresa, sempre con De Sena. Al 51esimo il pari di Dionisi, con la difesa che è rimasta a guardare, solite cose che diciamo ormai dall'inizio del campionato. Al 92esimo il gol vittoria firmato da Bajč, che aveva preso il posto di Sabiri. Al 73esimo, ottavo gol in questa stagione per l'Italo, il giocatore bosniaco di proprietà dell'Udinese, classe 94 per il Pescara. Si tratta della nona sconfitta interna. Buonasera a Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Di che cosa parliamo? Parliamo di una partita, secondo me, non giocata benissimo nel primo tempo, poi compromessa pure da un'espulsione che si poteva evitare, però poi nel secondo tempo il Pescara ha cercato di far qualcosina in più dell'Ascoli, nonostante fosse con un giocatore in meno. E probabilmente la sconfitta non è nemmeno meritata, almeno è quello che ho visto io. E poi possiamo disquisire su tutto, sulle scelte iniziali del mister, sull'atteggiamento e su come si è provato ad impostare la gara, però secondo me oggi Pescara è stato un po' sfortunato e chiaramente questa sconfitta pesa come un macigno nel proseguio del campionato, e come hai detto tu, notte fonda. Assolutamente. Allora andiamo a guardare quello che è successo nel campionato di Serie B, turno infrasettimanale, la 29esima giornata, decima del girone di ritorno. Questi i risultati. Giocata ieri, Pisa batte Spalla 3-0. Nel pomeriggio di oggi a Chiavari, Cremonese batte Entella 2-0, Cosenza Vicenza 1-1, a Venezia Lecce batte Venezia 3-2, Brescia Regina 1-0, Chievo Frosinone 0-0, Cittadella Salernitana 0-0, Empoli batte Pordenone 1-0, Monza Reggiana 2-0, a Pescara Ascoli batte Pescara 3-2, ha deciso Bajč, lo ricordiamo ancora una volta, al 92esimo aveva preso il posto, aveva sostituito Sabiri al minuto 73. La classifica aggiornata, i risultati tra l'altro erano stati anche favorevoli, perché aveva perso la Reggiana, aveva perso l'Entella, solo il pari interno della Cosenza col Vicenza che sarà la prossima avversaria della Pescara sabato con inizio alle 14 allo stadio Romeo Menti. Empoli in testa con 56 punti, Monza 50, Lecce 49, Salernitana 48, Venezia 46, Cittadella 45, Chievo 43, Spal 42, poi Pisa 40, Brescia 39, Frosinone 38, Regina 36, Vicenza e Cremonese 35, Pordenone 34, Cosenza e Reggiana al quintultimo posto con 28 punti, quartultimo però sono due squadre, e poi Ascoli 27, Pescara 23, chiude l'Entella con 21 punti. Questa è una sconfitta gravissima, appunto dall'11 di Gianluca Grassadonia, tra l'altro è la seconda sconfitta di questa sotto la gestione Grassadonia. Ecco, bisogna parlare soprattutto del primo tempo, sino all'espulsione, no, di Scognamiglio, sicuramente qualche scelta discutibile. Io dico ancora, il sistema di gioco secondo me insomma non mi ha convinto, la difesa a 4, Pescara che però al di là del sistema di gioco, Fabio, ha fatto molta fatica oggi nella fase di non possesso, cioè non mi è sembrata una squadra ordinata come invece ci aveva abituato da quando è arrivato Grassadonia.
Sì, il primo tempo hai ragione tu, l'Ascoli ci ha messo sotto, ha creato di più, tanti calcio d'angoli, qualche occasione importante. Nonostante che comunque fosse un centrocampo schierato quello dal mister, abbastanza di gamba, abbastanza dinamico, quindi è strano, la considerazione che hai fatto tu è sicuramente giusta, però è strano che poi un centrocampo con Busellato, De Senem e Mushai faccia fatica a tenere il ritmo di una squadra che sì, ha qualità, però non è che fosse chissà quale forza nel ripartire, nel cercare di creare. Sì, davanti hanno giocatori importanti, abbiamo accettato forse l'uno contro uno in maniera un po' sconsiderata, esatto, visto quello che è il nostro trascorso. Però con questo centrocampo un po' più di gamba ci si poteva aspettare una partita diversa, che poi non è stata. Però poi il Pescara ha reagito, Massimo, ha fatto bene. Comunque secondo me il mister anche nei cambi ha cercato di provare a vincere la partita, nonostante fosse un in meno, ha fatto dei cambi secondo me giusti. Ti ripeto, per me è una partita sfortunata, l'episodio clou che ha cambiato e ha compromesso il risultato è il gol del 2-2. Sì. Un gol che tu non puoi mai prendere perché sei andato in vantaggio, che sei con un uomo in meno, magari anche in modo fortuito, perché De Sena sì, è stato bravo, però non è che stavi facendo chissà che cosa per provare a vincere la partita, eri lì, te la giocavi e non puoi prendere gol dopo, penso, 2, 3, 4 minuti. Sì, è vero. Su un cross laterale abbastanza facile da leggere, con delle carenze, delle amnesie che un giocatore di Serie B non può avere. Mi riferisco ancora a Bellanova. Mi dispiace che spesso ci capita lui nei nostri gol presi, però non puoi tentare di fare un fuorigioco su un cross di facile lettura a 5-6 metri dalla porta di Vincenzo. Secondo me questa è la cosa più grave della partita di oggi, al di là che poi le scelte dell'allenatore le possiamo discutere, però almeno ha dimostrato coraggio, Massimo. Io continuo a battere su questo punto, il coraggio che è mancato per tutto l'anno. Poi ti può andare bene, ti può andare male, adesso sono gli episodi che fanno la differenza. Però questa era la partita da non sbagliare, Fabio, cioè, sì, voglio dire, è vero, il gol è arrivato al 92esimo. È una partita da non sbagliare, puoi aver ragione tu sul fatto che magari si poteva essere un po' più accorti, però se un giocatore si fa espellere in modo abbastanza ingenuo, poi è chiaro che diventa complicato. E tu comunque, nonostante tutto, hai fatto la partita, sei stato là, te la sei giocata colpo su colpo. Secondo me Pescara io lo vedo in crescita dal punto di vista almeno della voglia di fare, della voglia di provare ad incidere, di non subire sempre solo l'avversario. È chiaro che adesso mancano poche partite e è difficile che alla lunga si possa fare un bilancio, perché conta talmente tanto il risultato che tutti i giudizi poi vengono influenzati da questo. Però se avessimo avuto questo tipo di atteggiamento da un po' di settimana a questa parte, forse staremmo parlando di un'altra classifica. Io continuo a dire questo. Tu hai sottolineato una cosa importante. Oggi ha accettato troppo, diciamo, volentieri, se vogliamo, l'uno contro uno il Pescara. Fa fatica questa squadra, lo ha dimostrato, non riesce a tenere uno contro uno, soprattutto contro avversari veloci. Cioè, tra Dionisi, Bidawi, Sabiri, che oggi non è che abbia fatto una gran partita, ma soprattutto Bidawi e Dionisi, questa difesa a 4, i due centrali soprattutto, hanno fatto molta, ma molta fatica. È chiaro che lì si tira in ballo soprattutto la distanza tra i reparti, che non è stata rispettata, non c'è stata compattezza. Sì, sicuramente questo. Però io oggi l'unica cosa che, se potessi fare una domanda al mister, ma non posso, in conferenza le fai solo tu, gli chiederei se l'esclusione di Drudi sia dettata da un provvedimento disciplinare o da una punizione dovuta al fatto che poi si sia fatto espellere l'altra partita,
o esclusivamente da una scelta tecnica, perché se fosse la prima cosa che ho detto sarebbe una cosa stupida, sarebbe una cosa che a 9-10 partite dalla fine mi viene, cioè faccio fatica ad accettare, perché tu rinunci comunque a un giocatore che è là dietro, ha grande personalità, che comunque ti tiene la linea alta, che riesce a leggere un sacco di traiettorie, un sacco di situazioni. Se l'hai fatto soltanto per punirlo, allora, come dici tu, forse nelle scelte iniziali qualcosina di meglio si poteva fare. Se invece è stata fatta perché nella partita precedente Gut e Scognamiglio avevano fatto bene, tanto di cappello, ma poi hai avuto anche l'occasione nel momento in cui dovevi fare un cambio di poterlo far entrare, non l'hai fatto, e su questa cosa un po' di dubbi ce l'ho anch'io. Comunque le aggireremo sicuramente la domanda al mister quando arriverà in conferenza stampa Gianluca Grassadonia. Ma è pronto l'esterno dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, il nostro Paolo Durante. Paolo, buonasera. Buonasera Massimo, non è una bella serata ovviamente per il Pescara e per la tifoseria. Un Pescara, io direi, molle e lento, che perde questo scontro diretto fondamentale contro l'Ascoli. Ora non dico la salvezza diretta, ma anche il raggiungimento della zona play-out diventa davvero molto ma molto difficile. Sono 5 adesso i punti da recuperare proprio alla quart'ultima piazza, ma davanti ci sono 3 squadre, quindi situazione molto complicata per il Pescara, che dopo il pareggio di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, in cui aveva giocato un grande secondo tempo, avrebbe anche meritato la vittoria, questa sera era riuscito anche, se vogliamo, a tenere il pareggio fino al 90esimo, poi in pieno recupero, probabilmente quando le forze vengono meno, c'è stato il premio per l'Ascoli, un premio che però va detto ampiamente meritato, perché a fare la partita è stata decisamente la squadra dell'ex trainer biancazzurro Sottil. Paolo, ti dobbiamo interrompere, andiamo da Grassadonia. Cioè, Scognamiglio lo ha regalato, e in secondis le faccio questa domanda: perché ha deciso di mettere Sorensen in campo e non Drudi? Perché io comunque, vedendo anche adesso il replay, 2 dei 3 gol del Pescara portano purtroppo la sua firma, dei gol subiti. Un giocatore che mi è sembrato in grande ritardo di condizione e che non si è entrato nemmeno benissimo nella partita. Grazie. Non è stato un buon primo tempo da parte nostra, non siamo riusciti a fare quello che volevamo, per merito dell'Ascoli, che era molto aggressivo, ma lo sapevamo, ma soprattutto perché ci è mancato proprio il filo del gioco, e quindi non siamo mai riusciti a renderci pericolosi, a fare quello che volevamo fare. Per quanto riguarda la seconda domanda, Drudi non sta bene, ieri pomeriggio si è fermato durante l'allenamento, ha un problema al ginocchio e quindi non era in condizione di giocare perché sarebbe stato a rischio poi magari sostituzione. Ma non butterei assolutamente la croce addosso a Sorensen. Ci sono stati comunque degli errori, dispiace tanto averla persa, perché al secondo tempo i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno dato tutto quello che avevano, abbiamo cercato anche di vincerla, e dispiace averla persa. Chiaramente ci sono stati degli errori importanti, soprattutto sul secondo gol, che ci hanno poi punito, insomma. Dispiace soprattutto aver preso il pari del 2-2, perché altrimenti sarebbe stata un'altra partita. Senta mister, buonasera. Questa sera mi sembra, questa è la mia sensazione, insomma, la difesa a 4 con un giocatore in più tra centrocampo e attacco non abbia portato grandi benefici. Insomma, la squadra non è stata ordinata come nelle precedenti 5 partite della sua gestione. Ha fatto fatica proprio a trovare le distanze. Ma oltre alle distanze, soprattutto il gioco, insomma. Dovevamo fare cose diverse quando avevamo palla, e invece non siamo riusciti a farlo. Ripeto, merito dell'Ascoli, ma demerito anche nostro. Al secondo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo passati in vantaggio, ci hanno ripreso, ripeto, su un errore brutto, e poi abbiamo cercato di fare la partita che dovevamo fare, e abbiamo cercato anche di vincerla
con l'innesto di un giocatore fresco che potesse darci quella qualità in più. E dispiace aver preso il terzo gol, perché mancava un minuto e mezzo e sicuramente il danno è stato pesante. Scusi, mister, ecco, io mi gioco subito la seconda domanda. Sul piano dell'impostazione, cioè, qual è stato il problema? Busellato si sarebbe dovuto abbassare per costruire, anche se lui non ha nel DNA, insomma, la costruzione del gioco. Ma dovevamo fare meglio, soprattutto sulle catene, sia destra che sinistra. Non siamo riusciti a trovare le distanze giuste, sbagliavamo movimenti e quindi è chiaro che l'Ascoli aveva vita facile nel venirci a prendere e a rintuzzarci ogni volta che cercavamo l'uscita, che inizialmente era sicuramente giusta, poi dovevamo fare dei movimenti diversi, cosa che i ragazzi hanno fatto bene a Pordenone. Oggi non c'è riuscito e quindi... ma nonostante ciò, insomma, siamo andati a fine primo tempo sul pareggio e poi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo passati in vantaggio, ripeto, e poi tutto quello che ho detto in precedenza. Chiusei. Valerio. Allora, intanto, come mai nel secondo tempo paradossalmente la squadra ha fatto meglio? C'è anche un condizionamento psicologico, cioè la squadra ha sentito di più la partita nel primo tempo e quando sembrava persa, perché era in 10 uomini, era andata anche in svantaggio, poi si è quasi liberata. E poi le chiedo il futuro immediato, come lo si gestisce, perché questa è una mazzata tremenda, però la matematica dice che è ancora un campionato giocabile. Assolutamente, ripeto, dispiace proprio per questo non essere riusciti a terminare la partita una volta che non siamo riusciti a vincerla, a portarla a casa, perché il pareggio ci stava tutto ed è sicuramente una mazzata pesante. Da domani si riparte, abbiamo l'obbligo di crederci perché la classifica è brutta ma non ci condanna ancora ed è ovvio che ci tocca fare adesso risultati importanti. Era nelle nostre corde e nel nostro desiderio quello di cercare di vincere questa partita e non ci siamo riusciti, però si riparte, da domani si riparte con grande convinzione, perché il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 9 partite, è chiaro che questa è una sconfitta che è pesante. Buonasera mister, le chiedo, al netto di lei ha fatto bene, sono stato il primo a dirlo, da quando è arrivato lei c'è stato sicuramente un cambio, però questa sera i soliti errori, ripeto, lei non ha colpe in questo, su determinati giocatori che segnano il percorso di questo Pescara di quest'anno, soprattutto mi riferisco ai senatori, però adesso le faccio io la domanda: quanto ci crede lei in questa salvezza vista i 5 punti? Cioè, è davvero fattibile, perché aver visto gli errori di questa sera in partite così importanti, ripeto, da gente che dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle, la vedo abbastanza difficile. Ma noi siamo tutti sulla stessa barca, quindi abbiamo tutti in ugual misura le nostre responsabilità e io mi prendo tutte le mie responsabilità, così come i calciatori. Ripeto, questo è un gruppo che oggi ha dato tutto quello che aveva. Abbiamo sbagliato il primo tempo sicuramente, ma la squadra ci ha messo grande volontà. E quindi da domani abbiamo il dovere di ripartire, di continuare a lavorare, di limare oggi degli errori che sono stati importanti e sui quali certamente il tempo non ci aiuta per lavorarci, però dobbiamo ottimizzare il tempo che abbiamo a disposizione e quindi sabato si andrà a Vicenza e si cercherà di fare come i ragazzi stanno tentando di fare sempre, la partita della vita. Oggi purtroppo non ci siamo riusciti, però dobbiamo guardare avanti. Mister, buonasera, Francesco Paolo Salviani, Prima News. Ecco, però quello che sembra che questo Pescara ogni volta che ha una chance la spreca, oggettivamente. Forse veramente serve qualcos'altro oltre fare la partita della vita. Non so se è della mia stessa opinione, perché oggettivamente questa sera bisognava solo vincere. Ma questo lo sapevamo, sapevamo che era una partita per noi, come ho detto anche ieri, molto importante, non decisiva, e quindi oggi questa sconfitta la dobbiamo assorbire quanto più velocemente possibile, perché ci sono 5 punti che non sono un'eternità. E limando quegli errori, migliorando
soprattutto nella finalizzazione, cercando di essere a volte meno egoisti e cercare di essere più lineari possibili e cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo. La squadra al secondo tempo oggi l'ha fatto, il primo, ripeto, certamente c'era la volontà di fare un'altra partita, non ci siamo riusciti e ci dispiace per questo, però dobbiamo guardare avanti cercando di recuperare quanti più giocatori possibili. Posso? Perfetto, abbiamo dunque ascoltato Gianluca Grassadonia. Allora, questa... Sì, poi ti chiedo un commento, Fabio, torniamo da Paolo Durante. Ho sentito un po' anch'io quello che ha detto Grassadonia. Certo, comunque, come osservavate anche voi dallo studio, la difesa a 4 questa sera con uomini così veloci, a doppia velocità andavano davvero i giocatori dell'Ascoli, insomma, non ha funzionato, ecco, volevo dire questo. Grazie Paolo, dobbiamo andare in pubblicità. Certamente aver accettato la sfida uno contro uno con l'Ascoli oggi non è stata un'idea, diciamo, una felice intuizione, mettiamola così. Tra l'altro io ti volevo dire, Fabio, ti volevo chiedere proprio brevemente prima della pubblicità, secondo me Grassadonia ha pensato di volerla vincere ed è stato un altro errore quello di inserire Macin al posto di Busellato. Beh, lì secondo me quella è stata una forzatura. Sì, ma nelle parole del mister oggi si evince un po' di rammarico, secondo me pure un po' di autocritica nelle sue scelte, in quello che voleva fare e non è riuscito a fare. E io così ho cercato di capire tra le righe quello che ha detto, l'ho visto un po' scoraggiato rispetto al solito, con meno convinzione anche nell'analisi della partita, un'analisi chiaramente lucida. E io continuo a dire che il Pescara secondo me non è che meritasse di perderla, però forse anche lui, se potesse soprattutto cambiare qualche scelta, la cambierebbe oggi forse. Ecco, secondo te proprio la sostituzione di Busellato con Macini in quel momento della partita, a 5 minuti dall'epilogo, quando sei in 10 uomini, è stata non è stata una felice intuizione, diciamolo chiaramente. Beh, perché poi il risultato chiaramente non ti ha premiato, poi gli allenatori sono giudicati alla fine soltanto per il risultato e questo è un peccato. Io paradossalmente lo premio, Massimo, lo premio perché il pareggio in casa con l'Ascoli anche in 10 contro 11 sarebbe servito a poco, e a me questa idea di coraggio, ti dico la verità, piace. Cioè, tu da allenatore non ti saresti preso il punto in condizioni, in una situazione del genere? Non lo so, bisogna trovare 10 contro 11. Bisogna trovarsi in certe situazioni. Può darsi di sì, può darsi di no. Può darsi che quando è stato espulso Scognamiglio non avrei tolto Galano e magari avrei tolto Memusciaio De Sena. Per assurdo, io quello stavo pensando, no? Perché poi sei in casa e ti stai giocando una delle ultime chance e magari ho detto forse togli un mediano e continua a giocare con tre avanti e se la rischia. Poi Macin è stato sicuramente un azzardo, però... No, nel senso magari togli una punta, togli Odgaard, punto... cioè se proprio devi mettere Macin in quel momento togli Odgaard. E vedi, Massimo Grassadonia si porta dietro un fardello troppo pesante per essere giudicato in questo senso, secondo me. E lui deve soltanto vincere, non ha il tempo che hanno avuto comunque ad inizio anno Oddo, che certo, comunque pensava di traghettare la squadra fino a giugno, o lo stesso Breda quando è subentrato, che quando poi uno subentra spera di rimanere. Lui è arrivato e adesso si trova in una situazione diversa rispetto a tutti e da una parte lo capisco, poi il risultato non ti ha premiato e chiaramente adesso verrà criticato. 92esimo dunque ha deciso questo match Bajč, tra l'altro lì c'è stato l'ennesimo errore, difesa tutta schiacciata, poi vedremo le immagini che stanno per arrivare, difesa tutta schiacciata, non ha accorciato Rigoni, insomma ha delle responsabilità Rigoni che ha sostituito Memusciaio al 64esimo. Andiamo in pubblicità, restate con noi.
Bene, torniamo in diretta studio, terzo tempo live per commentare Pescara-Ascoli. Risultato finale: Ascoli batte Pescara all'Adriatico, Giovanni Cornacchia 3-2, deciso Bajc al 92esimo. Si tratta della nona sconfitta patita dai biancazzurri oggi, quest'anno in campionato. Insomma, mi pare... Tante, Massi. Mi pare eccessivo. Tante sconfitte, tanti gol subiti. Purtroppo i numeri nel calcio non mentono mai e ti ritrovi là sotto in un'annata partita male che sta finendo più o meno con lo stesso trend di come era iniziato. Ed è un peccato perché il campionato non è un campionato eccellente, un campionato abbastanza scadente dal mio punto di vista, tolte quelle 4-5 squadre. Te la potevi giocare diversamente, con un altro atteggiamento. Adesso diventa un campionato, un mini campionato con 5 squadre, secondo me, che sono rimaste là sotto, che si giocheranno la possibilità di giocarsi la salvezza e play-out, perché difficilmente quelle sopra rientreranno nella bagarre. E devi essere anche fortunato di non accumulare troppi punti per cercare di fare i play-out, quindi dovremmo puntare a fare almeno quart'ultimi, cercando che poi magari quella che ti sta sopra non ti stacchi di troppo. Dino Favelas Orlando, prima di ricollegarci con il nostro Paolo Durante, scrive: queste sono partite da tutto o niente, poi che Mancini non ci ha messo una nota, ok, ma lì devi rischiare quando hai la zona salvezza a 10 punti. Sebastiani, la colpa della nostra retrocessione, perché dopo di oggi, scrive Daniele Lonero, pensare di salvarsi è follia. Abbiamo un attacco inesistente, Odgar giocatore inguardabile, non tiene una palla, non pressa, non ha cattiveria, cacciavi i soldi per una volta e compravi Dionisi, che oggi ha fatto il fenomeno. Andiamo da Paolo Durante all'esterno dello stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia, direttore sportivo del Pescara Bocchetti. Allora, Bocchetti, uno scontro diretto, una sconfitta che davvero può essere una mazzata questa. Per gli altri è una mazzata. Noi dobbiamo essere arrabbiati perché la squadra, nonostante in via numerica, ha giocato, ha rischiato di vincerla più di una volta. L'abbiamo ribaltata, siamo stati poco fortunati nell'episodio dei due gol, però la squadra è viva, ha creato per cercare di vincere la partita. A volte bisogna anche capire che quando in 10 uomini mancano veramente pochissimi minuti, cercare comunque di tenere un po' più palla e cercare di fare altre cose, però cambia, sì, perché un punto era importante, però sarebbe stato molto utile. Molto utile, però non cambia niente, perché noi dobbiamo guardare sempre qualcosa che abbiamo fatto di buono. Dobbiamo continuare ad essere così, a stare bene in campo e cercare comunque di evitare degli errori. Bisogna essere un po' più cattivi. Resta il fatto che, come a Lignano contro il Pordenone, avete lasciato nel primo tempo troppo il pallino in mano al gioco dell'Ascoli. Non so se ho visto male io. Sì, ci può stare, è normale che potevamo fare molto, molto meglio, però diciamo che era una partita molto sentita. I primi minuti sono stati un po' contratti e c'è stato poco da entrambi le parti, tranne qualche punizione di troppo che abbiamo fatto al limite del rigore a favore loro, però onestamente c'è stato poco. Poi in 10 la squadra, secondo me, ha reagito bene e siamo andati pure in vantaggio e dovevamo gestire meglio la situazione. Posso fare una domanda, Paolo? Vuole gestire meglio la situazione? Sì, adesso una domanda, sì, da studio gliela riferisco io al direttore, sì. Intanto saluto Antonio Bocchetti, sono sempre qui, insomma, in studio con Fabio Massimo Ferraresi, che mi supporta come ogni post partita. Allora, la mia è una perplessità, in realtà, volevo chiedere a Antonio, perché oggi male la fase di non possesso, stranamente, perché sotto il profilo dell'ordine tattico il Pescara non aveva mai tradito sotto la nuova gestione. Parlo del primo tempo, fino all'espulsione di Scognamiglio. L'Ascoli è stato sempre in superiorità, soprattutto a metà campo. Ecco, Massimo da studio chiede, soprattutto nella fase di non possesso nel primo tempo, nella prima mezz'ora, il Pescara è stato un po' troppo disordinato, una cosa che con Grassadonia in genere non abbiamo mai visto.
Ma poco, perché sono andati veramente poco al tiro loro. Il Pescara non aveva tirato mai in porta. Entrambi non abbiamo fatto quasi niente il primo tempo, tranne il gol e il pareggio. È stata una partita molto equilibrata, molto sentita. Era anche normale che fosse così, anche dopo la partita che abbiamo fatto comunque a Pordenone. Quindi le due squadre avevano giocato già tre giorni prima. È normale che i ritmi non erano molto, molto alti. Il secondo tempo qualcosa è cambiato, non male che con un uomo in meno abbiamo cercato comunque di pressarli nella nostra metà campo e cercare di partire in contropiede. Penso che comunque ci siamo riusciti, anzi abbiamo rischiato forse qualcosa alla fine, ma onestamente non posso dire niente perché i ragazzi hanno dato tanto questa partita qua e purtroppo qualche episodio ci è venuto a sfavore. Bocchetti, conoscere in anticipo i risultati delle altre partite non cambia niente, può aver condizionato un pochettino? No, assolutamente no. È una partita sentita perché prima cosa era diciamo un derby e ci tenevano un po' tutti e soprattutto la posta in palio era molto alta. E abbiamo cercato di vincere questa partita, non ci siamo accontentati e purtroppo poi il risultato ci dà sfavorevoli. Ora come ci si rialza? È una bella mazzata perché è normale che poi perdere sta partita è una bella mazzata, però ci dobbiamo rialzare per forza. C'è l'ultima domanda da studio, Bocchetti. Ecco, io volevo fare una domanda ad Antonio. Tecnicamente non è stato un errore accettare l'uno contro uno con i giocatori dell'Ascoli? Giocatori dell'Ascoli che sembravano andasse a una doppia velocità. Non è stato un errore accettare l'uno contro uno, chiede Massimo. No. No, assolutamente no, perché poi i gol non sono stati, tranne il primo che onestamente abbiamo sbagliato noi nel raddoppio, però gli altri due gol sono stati due cross, con squadra schierata, quindi non c'è stato questo cambio di passi, non mi ricordo un giocatore Ma allora che cosa non è andato a Bocchetti, perché altrimenti si danno degli alibi ai giocatori, che cosa non è andato questa sera? Non è andato che noi dovevamo essere molto più diligenti in fase difensiva, quando perdi un uomo nell'area di rigore è normale che qualcuno ha sbagliato. E quindi quello che abbiamo detto, scusa Paolo, è quello che abbiamo detto. Quello su cross, non su contropiede, quindi al di là della velocità di chi, hanno fatto un colpo di testa e una palla dietro che ha tirato di piatto, non è che hanno superato l'uomo in contropiede o in velocità, siamo stati poco attenti in area di rigore, quello sì, abbiamo sbagliato la marcatura, abbiamo sbagliato una diagonale, abbiamo sbagliato non marcare a uomo Bajic che era un attaccante che si è staccato dai difensori e non siamo andati a uomo. Cioè secondo, scusa Paolo una domanda proprio... Un errore alla squadra. Sì. Cioè non ha fatto fatica. Domanda da studio. Sì. Non ha fatto fatica, secondo Bocchetti, la squadra a mantenere oggi le distanze tra i reparti? Le distanze tra i reparti, non ha fatto fatica la squadra a mantenerli? Noi parliamo il secondo tempo, no. Forse no, il primo tempo, dico il primo, 11, se no è 11, chiaro. Sì, siamo stati un po' troppo lunghi. Però al di là di questo detto, non abbiamo perso per le distanze noi abbiamo perso su una rimessa laterale che ha fatto gol Bidawi, ha superato due giocatori in velocità e due cross, non è che abbiamo sbagliato perché ci sono state delle distanze e si sono infilate con i centrocampisti, abbiamo fatto degli errori di valutazione, soprattutto degli errori di marcatura. L'ultimissima da parte mia, guai a mollare, ci sono ancora tanti punti almeno per raggiungere la zona playout. Noi siamo guai a mollare, chi ho detto è stata una bella mazzata, ma chi se non si rialza sta a casa, questo è poco ma sicuro. Ha detto qualcosa negli spogliatoi il mister dopo le partite? È giusto che non dica niente, la squadra ha giocato, la squadra si è impegnata, la squadra ha lottato fino alla fine. È normale che poi perdendo una marcatura in aria abbiamo perso la partita, però in vista dopo le partite cerca comunque di non parlare. Perfetto, grazie, bene così, grazie al direttore sportivo del Pescara Antonio Bocchetti e insomma diciamo Massimo che l'abbiamo visto abbastanza tirato, quasi nervoso perché ovviamente perdere una partita al 92esimo fa sempre abbastanza rabbia, anche se va detto che secondo me, ma anche secondo voi, da quello che avete potuto vedere, credo l'Ascoli abbia giocato decisamente meglio del Pescara. Non so se siete d'accordo. No, chiaramente brucia il gol subito al 92esimo perché sostanzialmente sì, nel,
sostanzialmente nel secondo tempo, come diceva Fabio, anzi il Pescara ha fatto paradossalmente meglio in 10 che non in 11, però anche in quell'occasione c'è stata una disattenzione del reparto arretrato, secondo me di Rigoni, che non ha accorciato, era una linea troppo schiacciata verso la porta di Fiorillo, che non ha visto neanche partire il sinistro preciso, dobbiamo dire, di Baic su un traversone laterale di Parigini, poi vedremo le azioni. Secondo me è stata una forzatura quella sostituire Busellato, che è un interditore e quindi serviva come il pane in quel momento per tenere il risultato di parità, Massimo, che non avrebbe cambiato la storia. Prego. No, credo che forse l'unica sostituzione davvero azzeccata da quanto si è visto sul campo è stato l'ingresso all'inizio del secondo tempo di Seter, sì, che ha fatto reparto da solo. Certo. Riusciva a tenere palla anche grazie ad un fisico che è possente lui, quindi lo assiste molto bene. Forse, chissà, su di lui c'era anche un calcio di rigore, così è stato detto un po' in tribuna. Non so se avete visto meglio voi l'episodio. Comunque Seter, al di là di quel tacco voluto o non voluto che ha favorito il raddoppio del Pescara di De Sena, è entrato in partita molto bene. Sì, sì, no, ma infatti Seter è stata una sostituzione indovinata, anche io sono d'accordo, non so come la pensa, anche perché lì in quel momento hai provato più a verticalizzare, a tenere il pallone lontano dalla tua area di rigore, con Seter che è bravo a difendere palla e a fare da sponda per i compagni di squadra, a lanciarsi anche nello spazio, no? Sì, però io in parte mi trovo d'accordo con le dichiarazioni del direttore sul fatto che comunque i gol presi non sono dovuti al fatto che si giocasse su campo aperto uno contro uno. Abbiamo preso dei gol purtroppo, Massimo, sì, però li evitabili. Potevi... No, su questo sì, però c'erano state altre situazioni, Fabio. Sì, sì. Perché anche sul rinvio del portiere, l'espulsione di Scognamiglio, Scognamiglio era solo. Sì, sì, quell'espulsione sicuramente è dettata dal fatto che magari giocavamo con questo sistema di gioco, però i gol sono gol evitabili e li potevi prendere anche se giocavi a 6 dietro, a 5, a 8, perché poi quando c'è un errore individuale l'allenatore può fare ben poco. Là sono due errori, come hai detto bene tu, sul gol che ha permesso all'Ascoli di vincere c'è un errore sicuramente di Rigoni che si schiaccia e poteva sicuramente andare un po' più ad attaccare la palla, ma come ho detto prima il Pescara oggi deve recriminare tantissimo sul secondo gol, preso appena andato in vantaggio, dove sei comunque con l'entusiasmo a mille, con l'autostima, stai giocando in 10, stai vincendo una partita decisiva. Se tieni botta 10-15 minuti e sei un po' più attento, forse anziché perderla magari la vinci 3-1 in contropiede al 90esimo questa partita, ed è un errore brutto. Purtroppo sono errori cronici. Sì, sì, però, si ripetono all'inizio del campionato. Bocchetti ha detto una cosa giusta, non abbiamo subito dei gol per l'atteggiamento magari un po' più scriteriato, un po' più che abbiamo rischiato qualcosina in più oggi, su quello sono d'accordo con lui. Capita di vedere due partite ogni tanto con modo diverso, insomma, con Bocchetti non sono affatto d'accordo, te lo dico subito, però insomma ci sta. Ogni tanto ci sta. Salutiamo Paolo Durante, che ci può lasciare visto che non c'è più nessuno, mi pare, vero? Sì, questa volta hanno veramente chiuso i cancelli, Massimo, perché sono andati tutti via. Abbiamo visto il presidente sulla macchina insieme a Bocchetti, avevamo chiesto se magari ci raggiungeva qui in postazione, però invece il presidente è andato via insieme al direttore sportivo. Quindi è davvero tutto dall'esterno dello stadio Adriatico. Ricordiamo che l'Ascoli ha battuto il Pescara per 3-2 e sabato la formazione biancazzurra giocherà in trasferta contro il Vicenza. È davvero tutto, buonanotte da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli, a risentirci. Grazie ad entrambi, allora andiamo in pubblicità, restate con noi, poi l'ultima parte della trasmissione. Bene, torniamo in diretta da studio 23:58, andiamo subito al telefono, pronto Rete 8 Sport. Pronto, ciao, buonasera, scusa l'ora, Massimo, sono Pier Giorgio da Pescara, tra l'altro ci conosciamo. Buonasera, ciao Pier Giorgio. Ciao, allora, che cosa dire? Io ho visto tutta la partita, mi sono cadute le braccia,
Primo tempo, come hai detto tu, Pescara inesistente. Secondo tempo, effettivamente Pescara ha giocato un po', però io adesso non voglio colpevolizzare i giocatori, perché i giocatori, sappiamo, la squadra è questa, i giocatori sono quelli che sono. Purtroppo devo fare un appello all'allenatore, perché secondo me ha sbagliato a impostare la partita sia nel primo tempo che nel secondo tempo. Quindi io sono d'accordo con te, doveva un attimo rivedere la difesa e doveva potenziare un po' di più l'attacco. Poi non ho visto nemmeno la palla girare bene al centrocampo, sulle fasce laterali l'ho vista proprio da zero, un sistema di gioco, di schemi, non era, mi sembrava un Pescara inesistente stasera. Ecco, tutto qua. Spero che la prossima partita il Pescara possa rigenerarsi e riuscire a fare questi punti che ci servono per salvarci. Io lo spero tanto da pescarese, perché comunque l'ho sempre seguita questa partita. Quindi il mio è un in bocca al lupo per l'allenatore, forza Pescara, speriamo di riuscirci. Tutto qui. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, ciao. Grazie Pier Giorgio per questa analisi pacata e molto interessante. Allora, leggiamo questo messaggio di Pescarese Biancazzurro. Buonasera Massimo e Fabio, pareggio alla fine che meritavamo nonostante i tanti errori nei gol presi con un Sorensen imbarazzante. Per quanto riguarda l'espulsione di Scognamiglio, c'era un fuorigioco netto di partenza di Bidawi, mai mollare, ma la situazione sembra purtroppo compromessa. Che cosa dici su questa? Allora, c'è stato il rinvio di Leali, fuorigioco di Bidawi sul rinvio? C'è un rinvio dal fondo, il fuorigioco non c'è. No, non era dal fondo, eh? Bisogna che la rivediamo, perché a me dal vivo non sembrava fuori gioco. Fatto che credo che non abbiamo l'intera azione, credo, dall'inizio è difficile, visto... sì. Però che dire, i tifosi chiaramente non sono contenti, c'è rammarico, c'è un po' di scoramento, però i campionati finiscono al 95esimo dell'ultima giornata, finché c'è la matematica che non ti condanna. Quindi io credo che questo allenatore fino all'ultimo non mollerà niente, perché ce l'ha nelle corde. È chiaro che adesso la salvezza diretta, come ho detto prima, è un miraggio, un'utopia, però come abbiamo fatto l'anno scorso, siamo salvati all'ultimo rigore dei play-out, lo possiamo fare anche quest'anno. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, poi ti devo fare una domanda anche sul piano, soprattutto tattico, su una risposta che mi ha dato una precisa domanda a Grassadonia. Parliamo con... Buonasera, sono Francesco da Pescara. Salve Francesco. Allora, io volevo fare una riflessione su un giocatore in particolar modo. Fermo restando che io non sono totalmente insoddisfatto, perché a mio avviso la squadra, penso che avremmo pagato un mese e mezzo fa per vedere la squadra giocare in questo modo quando era in mano a Breda. Detto questo però, io non sento nessuna riflessione su Odgaard. A mio avviso un giocatore che gioca sempre, non capisco il motivo, e mi sembra un attaccante non di manovra, perché non è capace di fare una sponda, perché non gioca con e per la squadra. Non lo vedo cattivo sotto porta, un gol in 5-6 partite da quando la squadra è tornata viva, e non per colpa sua non mi sembra neanche esperto, non a caso la palla persa all'ultimo nell'azione del gol a centrocampo, ci vedo poca malizia, e non è colpa sua, un ragazzo giovane. Non dico tanto, non dico la padula, ma già Seter ha dimostrato dal punto di vista della manovra e dal punto di vista della cattiveria dentro l'area di rigore nell'azione del secondo gol che serve altro per questa squadra. Invece vedo che questo ragazzo continua a giocare sempre e comunque e nessuno dice nulla al riguardo. Questo è un po' ti chiami questo Francesco? Sì. Grazie per questo intervento. Non diciamo grazie, nulla, perché per quanto mi riguarda non sono d'accordo, però insomma la si può vedere in mille modi una partita, anche la prestazione di un giocatore. Secondo me invece una delle qualità di Odgaard è che sa giocare per la squadra e con la squadra. Fabio. No, ma oltretutto il problema sostanziale è che Seter non sta quasi mai bene, quindi l'allenatore è praticamente costretto a schierarlo. No, io dicevo di Odgaard, scusa. No, a schierare Odgaard perché Seter... Per questo motivo, sì, giusto. Visto ragione. Considerato che Seter ha sempre problemi fisici... E purtroppo ha dovuto fare di necessità virtù e secondo me non ha fatto male. È chiaro che deve crescere, deve migliorare, però
un po' come tutta la squadra, le colpe non si possono dare assolutamente a Odgaard. Assolutamente. E Massimo Mancini scriveva, ho letto un messaggio e poi andiamo al telefono. Scusate, ma Bocchetti su che canale ha visto la partita? Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport. Ciao Massimo, sono Costanzo da Roma. Costanzo, buonasera. Sto in streaming. Scusa il tono della voce, ma mamma mia, stasera è stata una mazzata. Io sono d'accordo con Fabio, con il grande Fabio, che comunque il Pescara è questo, ci ha provato, questo allenatore è il più coraggioso anche di quelli che si sono avvicinati quest'anno. Io però volevo fare un'analisi sul perché ci ritroviamo ancora qui, nonostante si vede che questa squadra sta migliorando. Chi è che ha cambiato passo con il mercato? Chi è che sta vincendo con il mercato? Noi ci abbiamo provato a rifare la squadra e i risultati si vedono. Però sarai il fato? Due attaccanti che abbiamo trattato, Montalto della Regina, che ci ha fatto gol, Genisi ci ha fatto gol, mo qui ci vuole la profezia di Domenico, no? Banguso fa gol e qui uno si salva sempre solo con l'attaccante, che siamo sempre là, abbiamo Seder, gigante, sì, fa reparto da solo, però è lì un muflone parte e non più la porta. Odegaard ci prova, però è molto 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 giovane, è possibile che a Bali a questi gliela dobbiamo fare sempre noi. Ci abbiamo Giannetti, sì, si muove, fa l'argento vivo, però io ho nominato Montalto e Dionisi, due bomber, che non è che vanno, che ne so, il doppio cifra, ma sono bomber di categoria. Certo. E noi stiamo pagando pure il coraggio che ci sta mettendo questa squadra e questo allenatore. Io non è che sono deluso, perché come che ha detto anche l'ascoltatore prima, magari a vedere questo Pescara che comunque ci prova, si vede che ci crede. Poi, quindi ecco, il problema è che gli altri hanno preso punte che sono di... Cioè tu vedi un Pescara impotente, ecco, questo un po' la sintesi è questa. Però che ci prova, sì. Che ci prova. Cioè noi abbiamo visto partite purtroppo con Preda, pure con Oddo, e mi dispiace dirlo perché sai quanto si lega all'affetto Massimo e a tutto, però era veramente impotente, sarà stato gli allenamenti, poi oppure gufato tanto su a Asensio e poi ieri ho fatto secco perché insomma uno viene qui e poi se ne va perché non sta con la capoccia, ora vai a saltare dall'altra parte. Però perfetto. Vorrei stare qua e dirti Massimo, Fabio, stiamo così con una squadra che ci prova e l'atteggiamento, non atteggiamento, siamo dei malati come squadra, però ci stiamo provando. Però Montalto l'abbiamo trattato un mese e è andato a Reggio e ci ha purgato. Dionisi l'abbiamo trattato lui, Capuano, Zampa, tutti l'abbiamo trattato e è venuto qui e ci ha segnato. Questa è la spiegazione, buonasera. Scusate il tono, ma... Oh, assolutamente, grazie, grazie Costanzo, grazie per questo intervento. Io vado un po' controcorrente rispetto a quanto detto da Costanzo, tra l'altro, insomma, opinione rispettabilissima. Secondo me quando non la puoi vincere, come è successo questa sera, perché sei in 10 uomini, è importante non perderla, anche se un punto non ti cambia la vita. Questa è la mia opinione in merito alla partita di questa sera. Per carità, Grassadonia ha fatto bene finora il suo lavoro, lui anzi non ha colpe rispetto a tutto quello che è accaduto. Poi sulla mancanza di una punta ha perfettamente ragione, ma sfonda una porta aperta Costanzo, perché non c'è, la sensazione che non ci sia in organico un attaccante in grado di risolvere da solo le pratiche, ovvero le partite, no? Sì, sì. Purtroppo è un problema che si ripete negli ultimi 2-3 anni, il mercato di gennaio non ci ha mai rafforzato nei ruoli in cui comunque avevamo necessità. Sul fatto che oggi si poteva cercare di non perdere sono anch'io d'accordo, però non mi sento di criticare il mister che ha provato addirittura a vincerla con un uomo in meno, viste le poche partite che mancano e la posizione di classifica che abbiamo. Poi, ti ripeto Massimo, il calcio purtroppo è troppo legato al risultato e ci condiziona molto nei giudizi.
però l'atteggiamento di questa squadra è cambiato e io mi auguro che ci porti da qualche parte, che in questo momento il massimo è fare i play-out. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport, devo ancora una domanda. Pronto? Parliamo con? Pronto, buonasera dottor Profeta, sono Luigi da San Buceto. Salve Luigi. Buonasera, salve. Niente, io mi limito solamente a dire una cosa. Secondo me da quando è andato via la Padula che non prendiamo un centravanti. Perché subito dopo la Padula abbiamo avuto soltanto Mancuso, ma Mancuso, se non ricordo male, quando l'abbiamo preso dalla San Benedettese giocava a destra, quindi è stato tutti gli anni che ha giocato qua ha giocato da centravanti adattato, perché non era un centravanti. Mancuso non è un centravanti, quindi noi l'abbiamo adattato, ci è riuscito, siamo stati anche fortunati che stavamo andando anche in Serie A. Sì. L'anno di Pillon con Mancuso, quindi dopo la Padula noi non abbiamo avuto più un centravanti. Allora non sono un anno o due, dal dopo la Padula noi non abbiamo avuto più un centravanti. Evidentemente sono scelte di mercato, scelte della società nel comprare più un centravanti, non lo so, però detto questo i problemi non sono questi, sono i criteri di costruzione della squadra che vanno avanti da anni. Uh-huh. Evidentemente non ci sono molte disponibilità economiche, dottor Profeta, perché questa è la verità, alla lunga sono queste le disponibilità. Pescara non è Milano, Roma o Torino, Pescara fa calcio come può, alla lunga questa difficoltà viene a galla. L'Ascoli, perché l'Ascoli a gennaio ha preso Dionisi, ha preso Zabaic? No, Baic l'aveva già preso all'inizio del campionato. L'aveva già preso. Sì, però voglio dire, ha preso Dionisi. Noi un giocatore come Dionisi ce lo sogniamo la notte, no? Anche uno come Baic. Perché sì, però lo sa chi è il presidente dell'Ascoli? Io lo so chi è. Sì. È l'imprenditore che c'ha la catena dei Bricofer che stanno a Roma. Ecco chi è il presidente dell'Ascoli. E allora qual è il problema? Il problema sono i soldi che non ci stanno, sono finiti. E allora facciamo una cosa, cerchiamo di tornare in Serie C così si riparte da zero, perché non possiamo fare due gol contro l'Ascoli così come l'abbiamo fatti. L'Ascoli ha fatto tre gol di pregevole fattura, di una squadra che c'ha un disegno dietro. Noi abbiamo fatto due gol, lei li ha appena fatti vedere, ha fatto due gol. Sinceramente sono ridicoli i gol che facciamo noi. A Cittadella abbiamo fatto un gol e siamo stati fortunati. A Pordenone non siamo stati capaci di mettere la palla dentro dopo quattro occasioni. Cioè, questo che cosa vuol dire? È il criterio di costruzione di una squadra che fai senza soldi. Tutto qua. Questo è il mio pensiero. E alla lunga lo paghi. 4 anni fa con Pillon ci è andata bene quando siamo andati a pareggiare a Venezia. L'anno scorso ci è andata bene, con rigore di Sottil, quest'anno non ci può andare bene, quest'anno andiamo giù, non so quanto tempo ci rimetteremo a risalire, ma se non entrano imprenditori nuovi, facciamo la fine del Trapani, dottor Profeta, è bene che cominciamo a capirlo a Pescara. Io vado allo stadio dal 72 che vado allo stadio io, quindi... Va bene, grazie. Ok, grazie al telespettatore che ci chiama sempre da San Buceto. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Non c'è? Caduta Massimo. È caduta la linea, ripristineremo il collegamento con un nuovo telespettatore. Però insomma il dubbio è sempre quello, Fabio, perché bisognerebbe, tu dici bene, bisogna provare a vincere, però se sei in 11 contro 11, in 10, a 8 minuti alla fine, magari cerchi no, di limitare i danni, o no? Sì, io punto sempre su questo. La considerazione dell'ultimo telespettatore era un po' diversa, parlava un po' più a 360 gradi, secondo me andare in Serie C è controproducente per tutti, al di là... che ha fatto delle considerazioni giuste e rispettabili, ma che si hanno poche risorse economiche, questo è risaputo, è conclamato, e
non lo so, la gente continua a dire che sarebbe auspicabile un cambio di proprietà, ma chi è che vuole prendere il Pescara? Ci sta qualcuno che si è fatto avanti, che ha voglia di investire nel calcio in questo momento storico? Secondo me no, quindi io non sono pescarese e Sebastiani non mi dà da mangiare e non è che gli sto, come magari qualcuno ogni tanto ha ipotizzato, leccando chissà che cosa. Io dico che a Pescara, se non c'è Daniele Sebastiani, chi fa calcio? Questo sto dicendo, Massimo, e quindi è chiaro che lui è in difficoltà, perché le aziende sono tutte in difficoltà e ha cercato di fare il massimo con quelle che sono le sue risorse a disposizione. Secondo me quest'anno aveva anche allestito una squadra sulla carta carina, se vogliamo dirla, no? In un modo eufemistico. E poi dopo a volte i giocatori non danno quello per cui tu li hai acquistati. No, non, capita l'annata che non corrisponde alle aspettative, quindi non lo so, per me andare in Serie C sarebbe un grave danno per questa società, al di là che si possa cambiare o meno la proprietà, ci vuole tempo poi per risalire nel calcio, certo, che conta. È difficile vincere i campionati in Serie C. Tanto Fabio, la prima domanda te l'ho fatta prima, però l'hai elusa elegantemente, perché io ti ho chiesto, d'accordo, vuoi giocare anche un calcio propositivo, l'attacco per vincere, in questo momento ti servono le vittorie come il pane, però la vittoria la cerchi quando sei 11 contro 11. 10 contro 11 a 8 minuti alla fine magari ti puoi accontentare. Sì, sì, ti ripeto, ci sta che il mister si accontenti di fare X, perché poi muovi la classifica, ti dà autostima, il Cosenza pareggiato. Non è difficile entrare nella testa degli allenatori poi quando fanno determinate scelte. Magari lui dal campo aveva delle percezioni che noi da qua non abbiamo avuto. Però tornando a monte, al discorso... Cioè anche tu avresti tolto Busellato... Non lo so, questo non lo so. No, vabbè. Non lo so. Però, non lo so, è una scelta difficile da fare, perché magari, se ricordiamo bene, correggimi se sbaglio, Pillon si è giocato una riconferma, una vittoria di un campionato, quando a 5, 6, 7 minuti dalla fine... Entrò Campagnaro. No, Scampagnaro, sì, esatto, entrò Campagnaro, si mise a 5, stava pareggiando, sì. Una partita in cui non è che avevi la percezione di subire gli attacchi della squadra avversaria e paradossalmente con un uomo in più abbiamo preso rigore, sì, e gol, no? Sì. Quindi il calcio è bello perché esiste tutto il contrario di tutto, fino a che poi c'è il risultato che determina se hai fatto la scelta giusta o sbagliata, purtroppo è un mestiere difficile quello dell'allenatore, quindi non mi sento di criticarlo per questo. Piuttosto, quando prima a microfoni spenti mi hai chiesto, sì, che lui aveva preparato una partita su determinati sviluppi e su determinate giocate sulle catene. Per giocare sulle catene ci vuole un play, giocando 4-3-3, che ti dia i tempi di gioco. E quindi su questo sono d'accordo con te quando ci sta un'incongruenza su quello che ha detto rispetto alla partita che voleva preparare, perché per giocare bene con le catene significa che tu vuoi dare spesso la palla dentro all'esterno che viene in mezzo al campo, giocando poi specialmente oggi a piedi invertiti con, certo, Gallano a destra e Maestro a sinistra, e devi dare una palla precisa tra le linee a questi giocatori che vengono dentro, che poi possono fraseggiare o con la mezzala di parte o con la prima punta nel qual caso. Quindi se già hai la palla a Galano con De Sena o con Odgaard per mandare Bellanova in sovrapposizione, dall'altra parte con i giocatori che facevano parte di quella catena. Quindi sì, per fare questo o hai un difensore centrale che abbia tantissima personalità e tecnica per portare palla a 20 metri ed imbucare, e oggi non era il caso perché non ce l'hai. Certo. O hai un play che abbia quelle caratteristiche, e oggi anche quello non ce l'hai. Quindi, perché Busellato non ha nelle corde la, esatto, costruzione. Che partita volevi fare, visto gli uomini che hai impiegato? Chiaro. Su questo, se avessi potuto fargli una domanda in conferenza, gli avrei chiesto, mister, scusa, ma sulle catene come ci arrivi? Che non hai un difensore centrale
che abbia comunque la personalità e la tecnica per venire avanti e mettere una palla. Io sinceramente non ho insistito, perché poi è a caldo, è difficile lui, pure poi certo, che lo mettevi in difficoltà, può darsi che non era nemmeno lucidissimo, può darsi pure che aveva preparato un altro tipo di gara, e mi riferisco al fatto che forse lui sulle catene ci voleva giocare in un altro modo. E quale poteva essere il modo? Poteva essere una palla morbida da un difensore centrale verso Odgaard, che magari si spostava lato palla, sì, e da lì poi risviluppare un certo tipo di azione. Quindi non andarci raso terra direttamente sull'esterno che viene dentro, ma andarci diretto con un lancio morbido verso una punta che magari ti fa un contromovimento, ti allunga. Sono d'accordo con te, ma lui non è stata fatta nell'una. Ma mi pare che non sia l'allenatore proprio che utilizzi il lancio a scavalcare il centrocampo per la punta. Però sembra che lui voglia sempre costruire dal basso. Ogni partita fa storia a sé, e ci sta pure che in questi due giorni, che purtroppo ho avuto poco tempo per prepararla, lo abbia fatto. Noi questo non lo sappiamo, però al di là di questo non è stato fatto né l'una né l'altra cosa. Quindi il grande dubbio è questo: come arrivare a sviluppare il gioco sulle catene, cioè se con il centravanti di manovra, nella fattispecie Odegaard, o con il play, ma in questo caso il play non ha nelle corde la costruzione, esatto, del gioco, quindi mi sembrava un po' improbabile. Probabilmente la seconda ipotesi a che cui però riferimento ha provato poco, forse perché nel primo tempo il dominio del gioco ce l'ha avuto l'Ascoli, quindi ha avuto poco possibilità. Certo. Assolutamente. Va bene, questa mi è piaciuta, questa analisi. Complimenti Fabio, come sempre, perché sei molto lucido e chiaro. Mezzanotte e 25, leggo bene, sì? Allora, andiamo a leggere il quadro del prossimo turno e ci saluteremo. Ricordiamo, il Pescara giocherà col Vicenza sabato alle 14. Il quadro completo degli incontri: si giocherà la 30ª giornata, 9 partite all'epilogo della stagione. Sono usciti anche, è uscito anche il calendario dei prossimi turni, perché il Pescara giocherà venerdì santo contro il Pisa alle 17 all'Adriatico Giovanni Cornacchia, ovvero venerdì 2 aprile, Pescara-Pisa ore 17, e poi lunedì 5 aprile a Monza, quindi lunedì Pasquetta, Monza-Pescara con inizio alle 15. Vicenza-Pescara sabato alle 14, poi ci saranno praticamente 10 giorni di sosta per gli impegni delle nazionali e si riprenderà a giocare il 1º aprile, ma il Pescara giocherà venerdì 2 aprile, lo ripeto ancora una volta, Pescara-Pisa con inizio alle 17. Il prossimo turno: Ascoli-Cremonese, Empoli-Entella, Frosinone-Lecce, Pordenone-Pisa, Regina-Chievo, poi Vicenza-Pescara-Monza-Venezia, Spal-Cittadella-Reggiana-Cosenza e Salernitana-Brescia. Questo è il quadro del prossimo turno, dunque ci vedremo sabato intorno alle 16, post partita di Vicenza Pescara dallo stadio Romeo Menti. Grazie ancora, grazie Fabio. Grazie a te Massimo, buonanotte a tutti. Grazie a Danilo Cinquino in regia, a voi per l'attenzione, buonanotte.